È arrivato il parere ISPRA per il prossimo calendario venatorio regionale della Lombardia. Come la tradizione dura a morire, e nonostante tra il 2021 e il 2022 alcuni TAR e anche il Consiglio di Stato abbiano dato indicazioni importanti sui limiti del parere, è arrivato il solito parere fotocopia, uguale nei contenuti ormai anno per anno, uguale a quello delle altre regioni, e infarcito di suggerimenti e raccomandazioni che poco hanno a che vedere con i key concept. Se a Natale siamo certi che andrà in onda una poltrona per due, possiamo ormai essere altrettanto certi che tra aprile e maggio vada in onda un parere per 20, 20 come le regioni italiane. L'impostazione dell'ISPRA è semplicissima, dice candidamente di essere il massimo organo tecnico dello Stato, solo perché è investito del ruolo consulenziale dal Ministero e quindi è inutile discutere. L'ISPRA, insomma, si ritiene il marchese del Grillo dei pareri, al motto di io so io e voi non siete un cazzo. Che si tratti di università, pubblicazioni scientifiche e giudici amministrativi inclusi, va avanti imperterrito, travalicando anche le competenze del governo. Solo il governo, infatti, potrebbe modificare il periodo del 157, a maggior ragione dopo che la Commissione europea li ha ritenuti compatibili con la normativa comunitaria. L'unica novità è che ora ISPRA distingue i suoi diktat in suggerimenti e raccomandazioni, quasi volesse lasciare uno spiraglio di facciata, ma in questo ISPRA è femmina e che sia mamma, moglie, fidanzata o amante, sappiamo tutti che quando una donna ti dice fai come vuoi, poi sono cazzi. Ma quella dei calendari, forti delle prime pronunce favorevoli dei TAR del Consiglio di Stato e di un governo che ha deciso di ripristinare il Comitato Tecnico Faunistico, è una partita da giocare sempre dalla terza domenica di settembre al 31 di gennaio.